Bella ragazzi, qui Frene. E come potete vedere, regà, è ritornato il nostro confessionale di fiducia, pronto a ricevere una nuova storiella dal Frene. Quindi, regà, un like da subito. Anche perché il video di 2 giorni fa è arrivato a 50.000. E a me non mi sta bene che voi mettete like solo per le tette. Voi dovete mettere like anche per le mie tette. Perché vedete, mi sono messo la felpa con le rose qui al posto di capezzoli apposta. Per tutti quelli che si sono persi le mie storielle, regà, vi siete persi il patrimonio veramente dell'UNESCO. Qualsiasi patrimonio hollywoodiano che possa esistere, perché regà, le storielle del Frene sono sempre delle belle storielle. Mi sono dilungato già troppo, quindi iniziamo subito. Era la prima volta che andavo a casa di Blur. Dovevamo vederci io, lui e Zano. Prima di aggiungere altro, vi dico da subito che non è che ci ha invitato così a caso, cioè un giorno si è svegliato e ha detto: voglio invitare Frene e Zano a casa mia. Ci ha invitato perché c'era la possibilità, dato che i suoi genitori erano andati fuori per tipo 3-4 giorni, una cosa del genere, o 5 giorni, ora non ricordo bene. Quindi c'era casa libera e ne abbiamo approfittato per stare tutti insieme. E l'accordo, tra virgolette, accordo, era che Zano stava tipo 3 giorni e poi andava via la sera, mentre io andavo via il giorno dopo, tipo il pomeriggio, avevo il treno per ritornare a casa. Quell'ultima sera, però, regà, è stata particolare. Perché vi dico questo? Perché era settembre e ancora la scuola doveva iniziare. Quel giorno io me lo ricordo praticamente come se fosse ieri. Ci siamo alzati presto la mattina, siamo andati tipo in un mercatino, ma era un mercatone in realtà, cioè i mercati quelli dove ci stanno le bancarelle e tutto quanto. Abbiamo fatto una passeggiatina di 2 orette così e poi siamo ritornati a casa, abbiamo pranzato, abbiamo recato tipo 2 video. Poi per recare, ai tempi, cioè se parlo comunque dei 4 anni fa, dei video tipo uno contro uno su MV2 con le scommesse che Gianmarco già ai tempi le metteva in mezzo. Poi abbiamo cenato, siamo andati tipo al cinese, dopo cena torniamo a casa e lì, regà, è successa una cosa che tu non ti aspetti. Zano si è fatto venire a prendere, mi sembra, dopo tipo 20-30 minuti dal padre. Mentre ovviamente io, che dovevo andare via il giorno dopo, sono rimasto a casa di Giammo per l'ultima sera. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Fatto sta che ci siamo messi in salone. Lui sul divano, mentre io ero su una sedia di quelle a mo' di poltrona, regà, quelle che vanno un po' all'indietro, comunque una cosa comoda per intenderci. Ci siamo visti prima un filmetto che hanno dato su Italia 1. Era un film di Tom Cruise. Adesso quale film non ve lo so dire, cioè più che altro non so il titolo ora, quindi perdonatemi, regà. Si era fatta comunque una certa ora, incominciamo a scorrere gli ultimi canali della televisione, 930, 940, adesso i numeri neanche quelli non è che me li posso ricordare, ma insomma i canali, quelli che davano le cose hot. E per cose hot non è che intendo un porno, perché sulla televisione, che io sappia, i porno non li danno, a meno che non ci avete Sky, che mi sembra che si possono comprare le cose. E se ora vi state domandando perché so queste cose, ditemi adesso una persona che ha Sky, che nel menu non ha anche la cosa, quella luci rosse, hot pop, cazzi smazzi, comunque insomma quella roba lì. Quindi l'occhio, ragazzi, cade per forza. Non vi preoccupate che 40 euro o 30 euro per un film porno non ce li spendo, ma neanche se c'è, oddio, stavo a di Belen, ma mi sa che se c'è Belen i soldi li spendo. Fatto sta che abbiamo incominciato a girare su questi canali. Non so se vi è capitato anche a voi magari di andarci, o comunque vi ci siete trovati per caso. Ma regà, sul caso io ci credo poco, perché se vai sul canale 880 non è che ci vai per guardare le soppopere di Romeo e Giulietta. Su questi canali, per chi non lo sapesse, ci stanno delle ragazze un po' scostumate che ti dicono: chiama il numero 922, mi nonna, mi madre, mi sorella. Quelle le chiami al telefono e te ciucciano talmente tanti soldi che te devi vendere pure la cover del telefono. Stavamo girando comunque tra quei canali, ma giusto per farci 2 risate, raga, sia ben chiaro. Fino a quando non abbiamo trovato il canale dove uno non bisognava chiamare, due ci stava Elena Grimaldi. Regà, e Elena Grimaldi, per chi non lo sapesse, era una sorta di pornostar. Dico era perché credo che ha dato abbastanza al porno e mo non so a cosa si sta dedicando. E praticamente cosa stavamo vedendo? C'era lei sdraiata su una sorta di divanetto sexy, che sono tipo quelli in pelle, vabbè, insomma, mi avete capito.
noi incuriositi così diciamo, vabbè, se spoglierà. Dopo un po' ci siamo resi conto che era lo stesso video ripetuto all'infinito. Si allungava un'altra volta la gamba, si rilevava la cazzo. E quando noi ci siamo accorti di questa cosa, non è che dici che levi il canale. No, noi stavamo lì perché praticamente era diventata una sorta di sfida nel memorizzare ogni volta il movimento che faceva. E come al solito, regà, al frene non gliene dice mai bene una. Perché noi non ci siamo ricordati che la madre sarebbe arrivata intorno alle 7 di mattina. Una cosa tira l'altra, ci siamo addormentati. E così è stato, la madre è arrivata a casa e ha trovato me e Gianmarco in salone che dormivamo. E allo stesso tempo ci stava ancora la TV accesa con questa che si vestiva e rivestiva. L'imbarazzo, regà, è arrivato dopo. Perché lì per lì, ovviamente, la madre ci ha lasciato dormire. Ci alziamo, facciamo colazione e tutto quanto, poi si era fatta una certa ora, andiamo in cucina per pranzare insieme alla madre, al padre e al fratello. Ci sediamo e Gianmarco, da buon figlio qual è, perché regà, Gianmarco è un bravo ragazzo, gli chiede alla mamma se si erano divertiti o meno nella vacanzetta che avevano fatto, e la madre e il padre gli rispondono sì, ci siamo divertiti, comunque le solite cose che si dicono quando uno ritorna da una vacanza. E la madre gli fa: ho visto che anche voi vi siete divertiti. Lì per lì, regà, non gli abbiamo dato peso, perché subito dopo aver pranzato io e Gianmarco ci siamo consultati in camera e abbiamo detto: ma non è che magari i vicini hanno sentito qualche urlo, qualche cosa, e si sono lamentati con tua madre o con tuo padre? Questa era l'ipotesi. Un'ipotesi, regà, che è stata subito distrutta, perché come siamo saliti in macchina della mamma, che gentilmente si era offerta di accompagnarmi a Termini per prendere poi il treno, quando eravamo più o meno a metà strada la mamma ci fa: ragazzi, io questa mattina quando sono rientrata in casa vi ho trovati tutti e due che dormivate in salone con un programma un po' scostumato. Aveva comunque usato un termine del genere, perché la mamma dice a Marco: regà, è una persona un sacco buona, non lo dico perché usa certi termini, lo dico perché ormai la conosco da una vita, la considero come una seconda madre. E noi lì abbiamo collegato che avevamo lasciato la TV accesa. Prima volta che vado a casa, diciamo, prima impressione con i genitori, io e lui che ci guardiamo un mezzo porno, se così si può definire. Io mi metto un attimo nei panni della mamma che entra e vede una cosa del genere. Questi qua chissà cosa hanno combinato. In parole povere, se anche voi volete avere un bel primo impatto con i genitori di un amico, di un'amica, del ragazzo o della ragazza, chiamate il frene al 922/3592, che sicuramente avrà dei consigli giusti da darvi. Io detto questo, spero che anche questa storiella molto simpatica vi sia piaciuta. Come al solito vi ricordo, come detto nell'intro, di lasciare un bel ecco, dato che, ragazzi, sto mettendo veramente il cazzo di cuore e sono pure raffreddato. Vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo giovedì con un altro video, raffreddato o no, i video ci devono stare sempre. Ciao belli.